gioca con l'OL, una partita che forse fino a 2 mesi fa poteva essere uno scontro salvezza, adesso è uno scontro playoff, due delle squadre che sono più in forma, insomma, del campionato. Come ve la giocherete, ecco, con grandi motivazioni, chiaramente. Ma no, nella domanda ha detto già lei quasi la risposta, perché questa partita tutti la si aspettava come uno spareggio per non retrocedere direttamente, invece grazie alle prestazioni, grazie a tutto quello che hanno fatto i ragazzi, ci siamo creati la possibilità di giocare un altro tipo di partita. Questo non vuol dire che sia meno importante, ma anzi direi tutt'altro, perché ora abbiamo fatto tanti sacrifici e tanta sofferenza per arrivare a questa partita così, e quindi guai a chi si accontenta, guai a chi non ha ambizione, guai a chi pensa di aver già fatto qualcosa, fermo restando che tutti avremmo sottoscritto la salvezza diretta con largo margine, ma in realtà oggi c'è un obiettivo nuovo, un obiettivo che ci siamo guadagnati e un obiettivo che ci deve fare avere ancora più convinzione, ancora più passione verso il Novara, ancora più tutto quello che serve per fare una grandissima prestazione, ecco. Classifica indecifrabile, cioè si punta a vincere e basta, vedendo tutti. Ma io lo dico da settimane, quando di non guardare mai gli altri, infatti mi fa arrabbiare molto che ho sentito invece per settimane stare a guardare i risultati di altri. Io penso che siamo noi stessi a determinare quello che faremo. Non dobbiamo guardare agli altri, dobbiamo guardare alla nostra partita, e una volta che facciamo bene le nostre cose diventa veramente inutile guardare gli altri, quindi dobbiamo pensare a fare le nostre cose al massimo. Questo i ragazzi lo debbono pensare ogni momento, se lo sono guadagnati, perché non ce l'ha regalato nessuno, e adesso c'è un'altra delle partite decisive, ma ripeto, non diversa da quella che affrontammo dall'inizio del girone di ritorno, non ha nessuna differenza, ecco, non sono state veramente tutte decisive, questa è un'altra delle partite decisive che andiamo a affrontare. Ad inizio settimana il discorso qual è stato? No? Dopo un bellissimo primo tempo chiuso sul 3-0 con una squadra cinica e attenta, con un secondo tempo meno, quindi insomma, qual è stato il discorso che vi è fatto? Il discorso è stato che quando vinciamo siamo felici, sicuramente. Non c'è altro, però ci dà fastidio, come ho detto dopo la partita, aver preso 2 gol, ci dà fastidio non averla chiusa prima, ci dà fastidio che per troppo tempo siamo stati dentro una partita che con un po' più di attenzione, con meno errori, con meno superficialità si doveva chiudere, e questo accade, come ho già detto e ripeto, quando tu pensi di aver già vinto, ma nel calcio devi fino alla fine stare dentro la partita. E quindi la bella vittoria con la Pistoiese io la metterei sul fatto che ci deve far capire che bisogna stare dentro le partite finché l'arbitro non fischia la fine. Questo deve essere dentro di noi e non deve mai, mai andare via da noi, perché avete visto che basta poco per rimettere l'avversario in partita, ecco. Collode come sta? Collode, quella botta che ha preso giovedì scorso in settimana, ha avuto ancora male, vediamo, cerchiamo di recuperarlo. Se recupererà saremo ovviamente felici, perché Riccardo sta facendo insieme ai suoi compagni benissimo. Se non recupererà, come vi dico sempre, ho fiducia anche di tutta la rosa, quindi se non recupererà giocherà un altro, vediamo oggi e domani come starà, ecco. Anche in difesa scelta obbligata, perché c'è anche la squalifica di Cagnano, si è aggiunta. E sì, Cagnano e Cisco sono squalificati. Sono out. E adesso con Cisco. Cisco è squalificato. Sì, ma perché? Cos'è? Perché no. Credo nel parapiglia, sì. tra le due panchine, l'arbitro abbia deciso di ammonirlo. Quindi ha ammonito solo lui, era in diffida, e Andrea è squalificato. Poi, come avete appena detto, non saranno della partita Bove e Schiavi Migliorini. E Migliorini, che sono in via di recupero, ma ancora chiaramente non sono recuperati. Le mancasse uno dei due centrali nell'arco della partita, con chi lo posso sostituire oggi?
siccome l'intervista la vedrà anche quelli dell'Olbia, forse è meglio non dirlo, però abbiamo già le soluzioni per sostituirlo dentro i ragazzi che abbiamo a disposizione, ma lo dico con piena certezza perché li vedo allenarsi e vedo che dentro una rosa dove andremo in Olbia con chissà 22 giocatori c'è sicuramente chi potrà, se necessario, sostituire uno dei due centrali. Quindi il discorso che feci prima di Busto è un discorso che ho in mente da sempre quando alleno, che ho tanta fiducia in tutti e quindi quando in loro c'è la possibilità devono dimostrare, quindi dispiace per quelli che sono assenti, ma sono da una parte felice perché hanno una possibilità gli altri e li vedo allenare tutti i giorni e sono bravi, quindi meritano di giocare. Senta, mister, stamattina io ho letto un'intervista a Manari, molto interessante devo dire. Quando parla di Bianchi, a un certo punto dice sì, è vero, si allena da parte, ma quando lo chiameranno deve essere pronto. Forse ho letto male. Ma per lei è un giocatore utilizzabile oppure senza spirito polemico? Vorrei solo capire. Vorrei utilizzare una battuta che ha fatto qualche altro prima di me, ma mi fate delle domande su situazioni che mi sembrano chiare da campo, non facciamo scelte tecniche, scegliamo i giocatori per quello che vediamo in settimana, chi non è scelto è perché pensiamo che... Quindi lei Bianchi non lo vede neanche in settimana? No, io lo vedo tutte le settimane, tutti i giorni, però se scelgo altri perché senza togliere niente a nessuno, per scelta tecnica ho un'idea che come è stata per Collo, De Schiavi, Buzzegoli, lo stesso Arcac che ha avuto dei problemi fisici, ma ci aggiungo anche Bortoletti e Ivanov, nel ruolo dove ne giocano solo due si fanno delle scelte tecniche, le facciamo in base a quello che vediamo in settimana, non c'è altro, non vedo altro, non ci può essere altro per me in una squadra di calcio, scelte tecniche che giusto e sbagliate che siano ritengo vadano rispettate, poi possono anche essere non condivise, rispetto, ci mancherebbe, ma sono scelte tecniche e niente più. Non le chiedo questo perché non vedendo noi gli allenamenti non sappiamo se Bianchi si allena da solo, se si allena col gruppo, se lei lo vede, se può decidere se utilizzarlo oppure no. Ecco, un giocatore del Novara, quindi come tutti i giocatori del Novara, si può decidere di utilizzarlo. Se non lo decido è perché vedo più performanti gli altri. Voglio veramente essere chiaro, è passato un girone, l'abbiamo passato a dare questa spiegazione, ci sono le partite, ognuno è in grado di decidere se nelle scelte tecniche siano giuste o sbagliate o meno, quindi sta a chi giudica certo. A ragionare. Io mi limito a fare quelle in piena onestà intellettuale, né più né meno. Cioè, Buzzegoli potrebbe giocare la terza da titolare di fila, a livello di recupero come sta? Cioè bravo a gestirsi? Ma no, giocando una volta alla settimana non credo abbia dei problemi fisici, anche perché si sta allenando bene, con continuità, quindi a dispetto dell'età, che chiaramente non si può far finta che non ci sia, Daniele si allena sempre bene e riesce a fare le sue cose. Poi ha un vantaggio rispetto agli altri calciatori, che facendo della tecnica la sua caratteristica migliore, io credo che chi ha tanta tecnica possa giocare molto di più di chi si affida alla forza fisica, alla corsa o alla resistenza. Lui è un giocatore tecnicamente bravissimo, quindi finché avrà voglia potrà giocare. Chiaramente il disagio ci sarebbe e c'è stato quando si giocava ogni tre giorni, adesso giocando una volta alla settimana c'è un pieno recupero, quindi Daniele sta bene e giocherà, ecco. È sempre una partita comunque decisiva quasi, no? Questa che arriva. Che partita ti aspetti dal punto di vista proprio del gioco, dell'andamento della gara? Cioè le due squadre secondo te si attenderanno per poi cercare di colpire? Cioè, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita che presenterà tante difficoltà, perché l'Olbia l'avete vista voi, io non mi metto mai a giudicare l'avversario perché ho troppo rispetto dell'avversario, quindi non allenandolo è inutile dare giudizi, però l'Olbia è una squadra organizzata, è una squadra che sa cosa fare, è una squadra che sa stare in campo, ci sta bene, che ha un bravo allenatore, quindi sarà una partita difficile, lo sarà per noi, ma
ovviamente lo sarà anche per loro, perché noi abbiamo tante abilità da mettere in campo e le metteremo tutte, perché ci fidiamo, come ho detto, di tutti. E tra l'altro non ci fidiamo solo dei primi 11, nel piano gara ci sono anche dei cambi che noi pensiamo a prescindere dall'andamento della gara. Basti pensare ai cambi che abbiamo fatto a Busto con Panico, con Cisco, con tanti altri ragazzi. Sono cambi che debbono cambiare la partita, quindi è un piano gara che noi pensiamo, che alleniamo e che poi a seconda della gara che si presenta andiamo ad attuare. Quindi non ci fidiamo solo dei primi 11, ma ci fidiamo di tutta la rosa, ecco. Niente, mister, in partenza lei gioca con due centrocampisti dinamici, no? Che sono Schiavi e Pollard. Sì. Venendone meno Schiavi, che è fuori gioco, e nell'eventualità le mancasse anche il collo in partenza, chi è il giocatore, il centrocampista dinamico fra i quali lei ha a disposizione, dei quali lei ha a disposizione il più dinamico per garantire quella... Ma ragioniamo intanto che è vero quello che lei dice, però poi io credo che nelle caratteristiche dei calciatori si possa fare calcio in tanti modi e si possa fare bene lo stesso, anche se cambiano le caratteristiche di uno o dell'altro, quindi non ci vedo niente. Abbiamo delle alternative, perché io mi fido molto di Bortoletti, come avete visto, anche se poi lui insieme a tutti i suoi compagni nel secondo tempo non ha fatto sicuramente una buona gara. Mi fido di Arkač, mi fido di Ivanov, che non avete ancora visto, ma vi assicuro che io lo vedo tutti i giorni allenarsi, è un giocatore forte di prospettiva, un 2000, quindi mi fido anche di lui. Dunque abbiamo anche lì delle soluzioni nonostante le assenze, quindi vediamo. Poi se recupererà Riccardo giocherà Riccardo, se non recupererà giocherà uno degli altri di cui, ripeto, ci fidiamo, ecco, non abbasserà il livello della squadra, questo ve lo posso dire già prima. Ma chi è quello come caratteristiche più vicino a collo per non snaturare un reparto che ha dato dimostrazione di essere... Noi non abbiamo giocatori con medesime caratteristiche, perché se anche diciamo uno, però poi qualche differenza c'è. Quindi proprio come Riccardo penso che ci sia lui nella rosa, però ce ne abbiamo altri con altre caratteristiche che vanno bene lo stesso per quello che dobbiamo fare e sono, vi assicuro, straordinariamente adeguati, perché io li vedo tutti i giorni in allenamento. Infatti quando dico che sono felice per chi gioca, ma vedendo allenare la squadra mi dispiace per chi non ha tutto sto spazio, però si fanno, come ho detto prima, delle scelte tecniche e quindi in virtù di quelle debbono essere tutti coinvolti. Questo. Insomma, la scelta tecnica non ce la vuol dire, insomma, se ho capito bene. Ma no, perché non vorrei mai dare dei vantaggi agli avversari, che chiaramente non ci danno, che chiaramente non ci danno e che non vogliamo. Quindi se non ci sarà Riccardo, ci sarà già un ragazzo che ho pensato e che giocherà, e che giocherà sicuramente bene senza nessun problema, perché, ripeto, vedo la quotidianità, vedo l'allenamento, per me l'allenamento conta e quindi mi fido di questi ragazzi, dunque non ci sarà un problema anche se non ci sarà Riccardo. A lei che ha coraggio potrebbe avere anche quello di fare esordire Ivano dall'inizio. Lei mi stimola a rispondere, io devo avere equilibrio a essere un pochino più diplomatico, però io mi fido molto di Ivano, ma come mi fido anche degli altri. Ivano lo sa, anche se lui ci ha messo un pochino più degli altri, perché è un po' come Arkač, la difficoltà della lingua, del cambio di campionati, non è semplice subito trovare adattamenti, però ora è qualche mese che è qui con noi e quindi ci fidiamo anche di lui, ed è un ottimo ragazzo soprattutto, ed è anche un ottimo calciatore, ve lo assicuro. Se ci sarà la possibilità giocherà, se no giocherà un altro, del quale, ripeto, ci fidiamo. Oramai non è più importante chi gioca, oramai, come dico sempre, è importante il Novara, è importante fare risultato. Chi gioca più, chi gioca meno, oramai è un dettaglio, mancano due partite, quindi saremmo degli stolti a pensare a chissà gioca questo, chissà gioca l'altro. Non c'è un problema. Chi gioca saprà cosa fare, questo sì, per il Novara.